Pasticce, eccomi qua tornata con un nuovissimo video. Scusate per l'assenza, ma tra il non aver tempo e il non avere la voglia non ho più caricato alcun tipo di video. Mannaggia a me che non me li preparo prima. Allora, questa volta sarà il video dei preferiti del mese. Siamo al 10 di febbraio. Dove sì, ciao, buonanotte. Al 10 di marzo e sì, sono un po' in ritardo, però è ancora fattibile. Allora, canzone preferita del mese. Allora, la canzone preferita di questo mese è stata. Qual è stata? Forse una di Gué Pequeno, che si intitola Scappati di casa. Mi è piaciuta tantissimo. È molto molto carina, un'ottima melodia, almeno a me piace un sacco. Se no c'è Guaya Guaya di Don Omar, che l'ho sentita perché la facciamo a Zumba e quindi mi è piaciuta un sacco, l'ho ascoltata tantissimo. Altrimenti c'è Ginza di J Balvin, che sapete tutti, conoscete tutti, e Sorry di Justin Bieber, ragazzi, mi piace tantissimo. Queste qua sono più o meno le mie canzoni preferite del mese di febbraio, ma nel mese di marzo ho delle novità. Profumo del mese. Allora, ne ho due in questo caso e sono due di Zara, quelli che mi hanno regalato per Natale. Sono il Zara Red Vanilla e il Zara Femme. Il Femme mi ricorda molto l'Hypnotic Poison. Il Red Vanilla ha un qualcosa che mi piace e non mi piace. In realtà non lo so. Comunque, per andare all'università e per tutti i giorni io li trovo davvero davvero molto validi. Sono 100 ml, sì. Loro sono i miei profumi. Film preferito del mese è stato senza dubbio Orgoglio, Pregiudizio e Zombie. Cioè, ragazzi, mi è piaciuto tantissimo. L'ho guardato tipo 2 giorni di fila perché mi è piaciuto un sacco. Non gli davo un 1. Ne avevo sentito parlare così tanto per. Ho detto, ma sai che ce lo guardo. Boom, scoperte delle scoperte. Mi è piaciuta tantissimo. Ora sto cercando e sto aspettando che mettano in streaming, perché io l'ho guardato in streaming. Single ma non troppo, che non l'ho mai visto, The Danish Girl, e poi andrò a vedere Allegiant, il terzo capitolo della serie Divergent. Non vedo l'ora di vederli questi tre perché mi premono, ho proprio voglia di vederli. Accessorio preferito del mese sono tre e sono sempre sempre i soliti, tra cui il mio Pandora, a cui sono stati aggiunti dei nuovi ciondoli che vi farò vedere presto 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 brevemente. Il prossimo video, in un video, il prossimo video nel video haul, ed è il mio pandorino. Poi abbiamo, vacca miseria, abbiamo il mio Tiffany con le palline small, che non ce le so in questo momento perché tra poco vado a far palestra. E poi non mi metto, ovviamente, perché non mi metto i gingilli per andare a far palestra. E poi questo qua con il cuoricino con la M di Martina. Là. Mi hanno rubato il tasto pausa. Ma che cafoni! Eccomi tornata, scusatemi, ma sto capendo che cosa ho fatto. Eccolo qua. Mi era sparito tutto. Io non capivo bene cosa avessi combinato. Mi sono messa il rossetto, perché altrimenti questi rossetti qua appariscenti non li metto mai. Direi che la domanda relazione per il momento la tolgo perché è sempre single. Nel caso in cui mi fidanzassi, ve lo direi, ma attualmente, finché sono single, non me la metto più. Come anche la domanda colore del mese. Poi ci sono delle domande che secondo me non hanno proprio né capo né coda. Comunque, io vi faccio quelle che a me piacciono. Accessorio ve l'ho fatto. Scarpa più utilizzata del mese è questo scarponcino che avevo pagato 40 euro. È in semipelle, molto bellino, sotto al carro armato, qui ha l'elastico e si chiude qua dietro con la cerniera. Prodotto beauty preferito del mese, vi mostro questo shampoo qua. Non ve ne ho mai parlato, mannaggia a me, ma lo sto testando, come potete vedere, da un bel po' di tempo, tanto che sono arrivata qua. Ne voglio testare quasi tutti dei prodotti di questa linea. Ve ne mostro uno al mese perché ne ho tanti di prodotti in realtà da mostrarvi per quanto riguarda capelli e così via. E questo qua mi è piaciuto tantissimo, è della Ecos ed è uno shampoo con estratto biologico di avena.
È certificato ICEA, non testa sugli animali, quindi è biologico. E mi piace tantissimo. L'odore di avena in realtà mi fa schifo, cioè, ma quello l'avevo già sentito prima di comprarlo, l'odore che non mi piaceva. Però volevo provarlo perché era tipo per capelli normali e non volevo provarne uno specifico per capelli grassi o per capelli secchi. Volevo provarne uno per che non dasse, non mi desse una specificazione per quanto riguarda il tipo di capello. E quindi niente, ho voluto provare questo qua, mi piace tantissimo, lo amo, tanto che appunto ne ho già comprato un altro, non di questa linea, cioè sempre la stessa marca, però non di questa linea fatta così, ma fatta in un altro modo che ho fatto vedere nell'ultimo video haul, ed è della linea Sport alla Mint, mi ispira tantissimo, non vedo l'ora di aprirlo, di finire gli shampoo, di finire questo shampoo, l'altro, e di provarlo perché mi piace da impazzire. E quindi niente, assolutamente promosso, sono 500 ml, quindi un bel boccettone, ce l'ho da forse dicembre, sì, e sono passati 4 mesi, questo lo tengo in doccia a casa, perché per la palestra non altro, e costa 2,99 euro, 2,90 euro, 3 euro, dipende dove lo trovate, sui 2-3 euro al massimo. E ve ne mostro un altro di prodotto beauty perché assolutamente ve lo cito e lo sto utilizzando tantissimo in quest'ultimo mese in realtà per finirlo e scavarlo un attimo, ed è il Rimmel Blush, che è in realtà un blush molto molto scuro, come potete vedere ha delle perlescenze perché vedete, ecco, ha dei glitterini. Oh madonna santa, sto cosino qua, vedete, ha dei glitterini argentati che una volta applicati si vedono e non si vedono. È della Rimmel, come potete ben vedere, ed è il 127 Tuscany. Mi sta piacendo un sacco, è quello che ho anche indosso adesso, ma non si vedrà una mazza perché sono sparaflesciata dalla luce che ho qua sotto. In realtà, se guardo la luce, poi non ci vedo più. Quindi non la guarderò più. E poi ci sarebbe smalto del mese, che in realtà non l'ho messo perché andando al bar dovrei farmi tipo il gel o il semipermanente, perché lo smalto non mi dura neanche un giorno, neanche se metto base, top coat, quel che è. Non mi dura, non mi dura, non mi dura, però se vi dovessi dire un colore vi direi il nero assolutamente, perché io uno smalto che proprio lo scorso inverno ho finito, un boccettino di nero così, cioè in un inverno, quindi rendetevi conto quanto mi piace, infatti questo è nuovo di quest'anno, ed è quello di Kiko, stavolta il 275 della linea Nylacker, Nylacker, Lacker, boh, qualcosa. E poi io voglio aggiungere in realtà, in questo mese, anche la youtuber preferita di questo mese. Vi cito The Lady, ragazze, per me, vi citerei anche la Steffi 1986, perché lei mi fa squartare dalle risate, ragazze, non c'è un video in cui io non rido come se non avessi, cioè, come se non ci fossero domani. Mi piace tantissimo, ma davvero tanto, tanto, tanto. E anche The Lady Eleonora, cioè mi piace tantissimo. Lei è la classica persona che potrebbe dirmi anche sei una stronza, magari no, non così tanto, scusate per la parola, però potrebbe dire qualsiasi cosa, anche la cosa più noiosa del mondo, che io sarei lì ad ascoltarla, perché lei è una di quelle che quando parla proprio mi prende tantissimo, cioè bravissima, mi piace tantissimo, davvero un sacco. Non vedrà mai questo video, ma fatto sta che mi piacciono tantissimo. Tantissimo, tantissimo, tantissimo. Se video vorrei anche io fare un video tipo First Impression o Test and Tell, come li chiama lei. Ovviamente non lo chiamerei nello stesso modo perché sarebbe proprio una copiatura. E so che potrebbe dar fastidio, come anche normale che sia. Però tanto di cappello a queste due ragazze perché mi piacciono tantissimo. Volevo aggiungerlo nei preferiti del mese perché assolutamente questo mese le mie YouTuber preferite sono state loro, ragazze, non c'è da fa. Beh, ovviamente con la Steffi c'è anche Daniele Lo Cicero, cioè come non nominarlo, poverino. E niente, io penso sia finito. Boh, io ho finito. Spero che il video vi sia piaciuto. Ah, vi dico che andrò a farmi tagliare i capelli sabato, oggi è giovedì, perché non sono proprio stufa, non mi piacciono, sono brutti, no, non mi piacciono più, e quindi vado a farmeli tagliare. E niente, basta. Ora vi saluto e vi mando un bacione. Ciao, al prossimo video. Ciao, pasticce!